Questa è la nuova Nike Pegasus 40 e rappresenta la scarpa più longeva presente sul mercato, oltre quella più flessibile e adatta a tutti i podisti, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Nella taglia US 9 stiamo parlando di una scarpa che pesa 266 grammi, drop 10, 33 mm nel tallone e 23 mm nell'avampiede, ha delle caratteristiche abbastanza, tra virgolette, tradizionali, perché questa scarpa comunque si innova anno dopo anno, ma non cambia in maniera sostanziale il suo DNA. Rispetto al modello precedente sono state cambiate piccole caratteristiche che comunque rendono questa scarpa più adatta per correre quest'estate. Vediamolo in dettaglio. Sono tre i cambiamenti principali. In primo luogo, la presenza di un'ammortizzazione confortevole, soprattutto nella parte del collare, dove di fatto è stata aggiunta un po' di schiuma nel tallone, ma soprattutto è stata migliorata la vestibilità della scarpa stessa, che di fatto vi consente di correre in maniera confortevole. In secondo luogo è stata migliorata anche la traspirabilità della tomaia, che ora ha un monostrato. Questa cosa dovrebbe permettere nelle giornate più calde comunque di correre senza nessun problema. Infine, la scarpa risulta sicuramente più reattiva grazie al fatto che nella parte anteriore, ma anche nel tallone, sono stati aggiunti due AirPod che vi consentono una transizione fluida, così dice Nike, ma al tempo stesso di correre davvero velocemente, soprattutto se il vostro motore ve lo consente. Tra l'altro, sarebbe davvero gustoso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno davvero copiose. Queste poi sono le caratteristiche che mi sono piaciute di questa scarpa. In primo luogo, sicuramente la tomaia ha uno spazio nell'avampiede più importante rispetto al solito, forse legato al fatto che è stata appunto realizzata una tomaia in un monostrato. Tenete conto che la linguetta soffietta è una struttura abbastanza paffuta, e la cosa interessante è che la struttura si estende fino alla parte dell'avampiede. Nella parte centrale lo spazio è leggermente inferiore, così come nel tallone. A livello di allacciatura è stata utilizzata la solita struttura, dove c'è un occhiello nell'avampiede, due occhielli nella parte posteriore, mentre nella parte centrale il solito sistema di lacci, che di fatto consente di gestire in maniera molto precisa l'allacciatura stessa, quindi potete stringerla o allargarla a vostro piacimento. Ho apprezzato anche il fatto che, oltre alla linguetta molto comoda, esiste comunque una struttura che vi consente di allargare la scarpa stessa in modo da poter infilare il piede in maniera confortevole, cosa che peraltro secondo me non era nemmeno necessario, perché l'inserimento del piede nella scarpa stessa era comunque molto semplice. L'imbottitura del tallone è abbastanza interessante, non è a divano, comunque il piede è abbastanza accoccolato. Tenete conto che la conchiglia è sicuramente molto stabile, non crea nessun problema, secondo me, a livello di tendine d'Achille. Hanno abbassato rispetto al passato la parte superiore, però ovviamente se avete qualche problema di calcagno, questa non è la scarpa suggerita. Non fa ancora così caldo da poterlo utilizzare senza le calze, però di fatto questa struttura con un singolo strato vi consente anche di poter correre con una calza sottilissima, e poi soprattutto il piede è bloccato anche grazie al logo Nike presente sulla parte laterale, che offre un'ulteriore struttura davvero importante nei cambi di direzione. A livello di numero suggerirei lo stesso numero, nonostante abbia uno spazio leggermente più importante, perché di fatto questa scarpa è comunque molto tradizionale e sicuramente potrà essere adatta anche a chi ha un avampiede un po' più ampio rispetto a un modello Pegasus di qualche anno fa, che era molto 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 più filante. A livello di design, la struttura è comunque tradizionale. La mescola che è utilizzata è React, ossia quella sviluppata 5 anni fa dalla casa americana, che è molto reattiva, e questa reattività è gestita anche tramite il fatto che sono presenti due AirPod nella parte anteriore e nella parte posteriore. Dal mio punto di vista, per chi appoggia dei avampiede, la sensazione è comunque che l'intersuola sia reattiva, ma abbastanza, tra virgolette, dura rispetto invece, per esempio, alla mescola Zoom X, che è quella premium, mentre nella parte posteriore del tallone credo che
i 33 mm di altezza dal suolo e il doppio AirPod consentano a questa scarpa un appoggio sul cuscino chiaramente più reattivo che morbido. Ho apprezzato sostanzialmente anche il fatto che questa struttura abbia una parte smussata che consente a tutti coloro che appoggiassero di tallone e avessero qualche problema di pronazione di atterrare e smorzare in maniera precisa le forze, cosa che quindi la raccomanderebbe anche a pronatori leggeri. Se avete una pronazione più importante, chiaramente il suggerimento potrebbe essere quello di cambiare la soletta, che si può sostituire in maniera molto semplice, e magari adottare dei plantari personalizzati. Secondo me, a livello di ritmi, questa scarpa vi potrebbe per diversi chilometri permettere di correre anche a una velocità importante, persino fino a 3,30 al chilometro. Chiaramente la potreste utilizzare a partire da 6 al chilometro, anche perché i 266 grammi di peso combinati con la mescola reattiva ma al tempo stesso molto protettiva e i due AirPod nella parte posteriore consentono anche chi pesasse qualche chilo in più, proprio perché la mescola è comunque molto stabile, di essere utilizzata anche da chi abbia appena iniziato a correre e tendenzialmente dopo qualche mese sicuramente perderà qualche chilo. A livello di battistrada stiamo parlando di una struttura molto conosciuta. Senza troppo tediare chi mi guarda, la struttura della battistrada è waffle come al solito, con una scala natura nella parte centrale per ulteriormente smorzare le forze, dei tacchetti nella parte anteriore abbastanza piccoli, un po' più grandi nella parte posteriore, mentre sulla parte laterale esterna c'è una sorta di gomma più dura che consente per tutti i supinatori di gestire al meglio il vostro appoggio. Questa scarpa potrebbe essere utilizzata non soltanto in strada ma anche su pista bianca o, perché no, nei sentieri, pure con un po' di fango. A livello di utilizzo con la pioggia l'ho trovata abbastanza gestibile, perché la trazione è sicuramente buona, anche se non ottimale, però la potreste usare sicuramente per correre i lenti che farete sotto la pioggia. Non la consiglio invece per allenamenti intensi, anche perché dal mio punto di vista la tomaia si potrebbe inzuppare in maniera importante, cosa che la renderebbe molto più pesante e di conseguenza la vostra corsa molto più veloce potrebbe essere un po' più impegnativa. A livello di sensazioni in corsa direi che questa scarpa potrebbe essere utilizzata per tutte le corse lente ma anche per quelle svelte, e di fatto secondo me rappresenta una scarpa all around e quindi da portare in vacanza anche grazie alla tomaia molto traspirante. Secondo me a livello di distanze potrebbe essere utilizzata per la corsetta del sabato pomeriggio, così come anche per una mezza maratona, se non addirittura per correre fino a 30 km. La sua versatilità è garantita dal design della scarpa stessa, però non la suggerisco per chi invece volesse correre una maratona, dove secondo me esistono delle soluzioni migliori anche in casa Nike. Non è poi da trascurare il fatto che questa scarpa possa essere anche utilizzata, grazie alla tomaia molto traspirante, alla stabilità del tallone, per camminare, perché secondo me la camminata svelta effettuata con questa scarpa vi potrebbe permettere un comfort unico senza necessariamente spendere un capitale per tecnologie forse non necessarie. A livello di durata, secondo me questa scarpa dura fino agli 800 km, anche perché l'unico vero problema che tra virgolette si potrebbe verificare è relativo agli AirPods, che potrebbero di fatto consumarsi più rapidamente, soprattutto se pesate sopra gli 80 kg, ma altrimenti la tomaia è molto resistente, la struttura in React tende a durare secondo me fino all'infinito. L'avevo visto con le diverse scarpe che erano state lanciate all'epoca, ora non utilizzo più la scarpa per 1000 km, e poi il battistrada comunque tende a resistere molto bene. Ovviamente se strisciate i piedi potreste avere qualche problema soprattutto nella parte posteriore, ma altrimenti questa scarpa potrebbe essere davvero la scarpa unica e quindi potreste utilizzarla per tutta l'estate. Secondo me questa scarpa è adatta a tutti coloro che iniziassero a correre e volessero sicuramente non spendere un capitale. Dopo un mese dal lancio si trova già tra virgolette a prezzi relativamente scontati, la potreste usare
anche se pesate 80 kg, chiaramente non so se raccomandarla al podista amatore voluto, perché sostanzialmente esiste l'opzione Invincible Run 3 che utilizza una mescola un po' più evoluta rispetto a questa. Di fatto però chi cercasse una grande stabilità con questa scarpa la trova in maniera significativa, potrebbe essere davvero la scarpa unica adatta a chi corre dai 3 al chilometro fino addirittura ai 7 al chilometro. Se dovessi trovare un difetto alla scarpa stessa, secondo me questa ammortizzazione un po' più tradizionale, dove comunque c'è una maggiore stabilità ma un senso di tra virgolette durezza rispetto all'esperienza che troverete con le Invincible Run 3, che sono molto più morbide, questa scarpa potrebbe storcere il naso a qualcuno che si ricorda il passato ma invece preferisce il futuro. La suggerisco per tutti quelli che volessero iniziare e non cercassero di spendere un capitale. Secondo me è una scarpa super longeva che è evoluta nel tempo e che comunque vi consente di correre velocemente e lentamente. Ve la raccomando, anche perché costa davvero pochissimo rispetto a quello che oggi si trova sul mercato. Metto qua sotto qualche link per l'acquisto. Voi nel frattempo stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima.